Un evento luminoso di speranza in grado di far riflettere tutti noi sull'importanza di staccarci dalle cose mondane per compiere un cammino verso l'alto e contemplare Gesù. Così Papa Francesco, prima della preghiera mariana dell'Angelus, ha definito l'episodio della trasfigurazione del Signore avvenuta in presenza degli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni. Ciò che è accaduto sul Monte Tabor ci invita a riscoprire il silenzio pacificante e rigenerante della meditazione del Vangelo, che conduce verso una meta ricca di bellezza, di splendore e di gioia. Al termine dell'esperienza della trasfigurazione, il pontefice ha ricordato che i discepoli scesero dal monte con occhi e cuore trasfigurati dall'incontro con il Signore. Un percorso, ha aggiunto Francesco, che possiamo compiere anche noi. La riscoperta sempre più viva di Gesù non è fine a se stessa, ma ci induce a scendere dal monte, ricaricati dalla forza dello Spirito Divino, per testimoniare costantemente la carità come legge di vita quotidiana. Trasformati dalla presenza di Cristo e dall'ardore della sua parola, saremo segno concreto dell'amore vivificante di Dio per tutti i nostri fratelli, specialmente per chi soffre, per quanti si trovano nella solitudine e nell'abbandono, per gli ammalati e per la moltitudine di uomini e di donne che in diverse parti del mondo sono umiliati dall'ingiustizia, dalla prepotenza e dalla violenza. Guardiamo Maria, la Vergine dell'Ascolto, sempre pronta ad accogliere e custodire nel cuore ogni parola del Figlio Divino. Voglia la nostra Madre e Madre di Dio aiutarci ad entrare in sintonia con la parola di Dio, così che Cristo diventi luce e guida di tutta la nostra vita.